Ciao a tutti, oggi è domenica 11 giugno 2023. Allora, volevo farvi vedere un po' di manutenzione che sto effettuando sugli innesti di quest'anno. Allora, questo che vedete è un Maleb porta innesto, quindi un ciliegio di Santa Lucia chiamato anche Megaleppo, c'ha diversi nomi, vedete? Ha le foglie, vedete che foglie ha? Non è proprio una ciliegia, però è bella vigorosa, a me piace molto, ok? Allora, su questo Maleb, che tanto cominciamo a togliere i ricacci, vedete? Prima cosa da fare, cominciamo a togliere i ricacci, vedete questo? Perché la pianta era bella grande, vedete? Il portinnesto era cresciuto molto e io questa primavera ho effettuato tre innesti a doppio spacco, vedete, uno è questo, vedete dove c'è il nastro, due questo e tre in punta, vedete, ok, sono stati effettuati tre innesti. Adesso cosa andiamo a fare? Andiamo ad effettuare un po' di pulizia e vediamo un po' lo stato degli innesti insieme, per capire un po' cosa bisogna fare dopo che un innesto ha preso. Andiamo praticamente a vedere un po' come muoverci, eccetera. Allora, come vi dicevo, la prima cosa da fare è togliere i ricacci, ok? La seconda cosa è prendere le forbici. Adesso sono bloccate, non riesco a sbloccarle, chiaramente con la mano. Un secondo che appoggio un attimo qua. Ok, fatto. Allora, andiamo a togliere questi ricacci, questo, vedete, questo qua è tutto selvatico, è importante toglierlo. Se vedete anche delle foglioline tipo queste, vedete queste foglioline qua, e andiamo a togliere con le mani, appizzicarle via. Allora, poi decidiamo come muoverci. Allora, l'ideale sarebbe prendere due tutori, metterli a 45 gradi e legare anche questo ramo e questo ramo, ok? A me non interessa perché ho innestato la punta. Comunque, adesso cosa andremo a fare? Andremo a cimare questo germoglio qua e questo qua, perché a noi interessa sviluppare una branca laterale. Allora, questa pianta la alleverò a palmetta. Io levo tutto a palmetta qua. Per intenderci, questa è una palmetta. Questo qua è un susino, una zucchella, una varietà che è molto diffusa qui a Parma, innestata su Mirabolano. È stata innestata a doppio spacco lì e poi la pianta è stata allevata a palmetta. Vedete, aveva queste branche, una e due. Quelle sopra hanno preso sopravvento, quelle sotto andranno a sparire negli anni e verranno eliminate. Vedete? E poi teniamo sempre la nostra punta pulita. Queste branchette qua le andremo a piegare l'anno prossimo, a legare così per raccogliere un po', e dopo sopra faremo magari un altro palco, ok? Il secondo palco, diciamo. Questo è il primo, e faremo un altro palco di altre due branche e la pianta salirà ancora. Vedete, là ci sono delle, vedete, quelle là sono già un po' più alte. Quelle là sono mandorli, adesso devo darci una potata con la scala in alto perché non li ho ancora potati. Comunque, questa sarà la branca principale di sinistra, da nostra sinistra, e la destra facciamo la stessa cosa. Teniamo sempre i germogli appena lunghi, in modo da, nel caso si dovesse rompere questo, così abbiamo quello di scorta. Adesso non sleghiamo ancora, qui, lo lasciamo legato fino a settembre, poi andiamo a legare a settembre, perché dopo si rischia che si rompa, vedete? Perché se noi andiamo a togliere, vedete, e non è ancora ben saldo. L'ideale sarebbe, come dicevo, mettere due tutori. Se avete poche piante e del tempo, mettete due tutori 45 piantati in terra, così, e andate a legare questa e questa branca. Quindi questa faccia la stessa cosa, cimiamo questa e teniamo il prolungamento laterale, ok? Mentre per la parte sopra andiamo a pulire
sempre a ricaccio, questo e questo, e teniamo una parte centrale, queste le andiamo a pizzicare e teniamo di scorta, così, vedete. Adesso andrò a legare questa qui con una corda, adesso lo facciamo insieme se riesco, perché ho la telecamera in mano, mi risulta un po' difficile, proviamo. Vedete, questo lo mettiamo qua così e andiamo a legare qua così. Adesso vi fa, vedete, così, una cosa del genere. Vedete? Perché l'ideale sarebbe stato innestare una punta dritta, però nel nostro caso non avevamo rami dritti e abbiamo innestato questo punto e poi abbiamo ottenuto un germoglio. Poi andiamo anche a legare questo punto in modo che la pianta stia ferma. Adesso vi faccio vedere un attimo che lo lego. Ho legato anche la parte sotto dell'innesto in modo che così sia più stabile. Poi dopo a settembre andremo a slegare, qui lo possiamo già cominciare, vedete, lo possiamo già slegare perché l'abbiamo legato sotto, quindi non dovrebbe avere grossi problemi, vedete. Poi sta crescendo abbastanza bene, però era, vedete come si è saldato, però l'ho slegato solo una parte, questa parte lascio ancora legata perché vedete lo tiene ancora fermo e non essendo ancora saldato bene non vorrei che con un colpo di vento mi spacchi l'innesto, vedete. Questo qua è un durone che ho la pianta madre là in alto, vedete. Adesso andiamo a vedere altri innesti, tanto che scegliamo, vediamo se ne abbiamo qualcun altro da farvi vedere. Qua sono tutte viti, questo qua è l'innesto di viti che sta partendo, vedete. Questo qua l'avevo già legato, vedete, sempre una ciliegia. Ho fermato il porta innesto sotto, vedete, questo l'ho innestato in punta, è già migliorativo. Questa qua è la varietà Cordia che mi ha dato Lorenzo, vedete, è stato innestato qua. Adesso lo possiamo, se riusciamo, slegare questo, perché comincia il nastro comincia a dar fastidio, vedete come sta stringendo. Vedete come sta stringendo la massa, sta crescendo troppo rispetto alla parte sotto, il nastro sta creando dei problemi, vedete che callo si sta formando, che ingrossamento, perché il nastro la strozza. Quindi adesso lo rimuoviamo, anche se un pochino presto, però vedete, l'importante è legarlo sotto e sopra bene, che sia bello stabile. L'ideale sarebbe legarlo anche appena sopra, tipo qua, vedete. Adesso lo leghiamo, se riesco vi faccio vedere, in modo da stabilizzare bene l'innesto. Vediamo se riesco, non è facile con una mano e basta, vedete. Adesso questa legata non è il massimo, però l'importante è che
sia tutto stabile, vedete, e non prenda dei colpi, perché è un punto ancora debole, chiaramente quello. Non è robusto, non è un punto. Robusto. Perché occorre tempo alla pianta per chiudere bene. Ci vuole un anno circa. L'importante è, mi raccomando, legatelo sempre, legate sopra e sotto l'innesto, e poi se ci sono due germogli concorrenziali, uno lo cimate e lo lasciate di scorta. Questo invece è un pesco innestato su Pesco Franco. Erano due piante affiancate, erano varietà che mi ha mandato Teresio, prese da piante che hanno degli anni, quindi le mazze non erano il meglio, infatti ne hanno prese poche. Queste qua, per dire, sono ancora verdi, ma non sono partite, sono di un'altra varietà. E vedete, hanno fatto il callo, ma sono ferme le gemme. Vedete, non so neanche se prenderanno mai. Comunque, qua vi volevo far vedere un altro esempio. Qui è stata potata la pianta, ha tolto tutti i germogli, vedete, anche se è piena d'afidi. Poi è stata legata sotto l'innesto, sopra, ed è stato lasciato solo un germoglio, gli altri sono stati cimati, vedete? E poi se quando passate li cimate, in modo da tenere di scorta, da lasciarne solo uno, e questo dopo verrà legato quando cresce qua e sarà, diciamo, il prolungamento della pianta. Allora, qui vediamo un'altra tipologia di innesto. Allora, questo qua è un diospiro kaki selvatico, vedete? E i cachi vanno innestati, almeno io li innesto a doppio spacco laterale o spacco laterale, è un po' difficile da fare, ma il perché lo spacco, il doppio spacco classico non funziona, cioè non attecchiscono, ne ho fatti tanti e non prendono. Vedete, praticamente viene fatta un'incisione laterale nella pianta, viene fatta un'incisione laterale sul tronco. Col coltello viene fatta una sede per un doppio spacco, diciamo, della mazza, viene incastrata e viene legata con la raffia. Vedete, questo qua è il germoglio sotto che è partito. Vedete, è un innesto abbastanza complesso da fare, solamente che sul cachi non gli altri non attaccano. Quindi io volevo far vedere solo come fa manutenzione. Quando fate questa tipologia di innesto qua, la raffia la lasciate almeno per un anno, perché è molto debole. Andiamo a tagliare il porta innesto sopra, stiamo anche alti, stiamo anche qua, vedete, qua così, tagliamo così, vedete, chiaramente lo tenete con una mano voi che potete, togliamo. E poi andiamo a legare il germoglio. Abbiamo lasciato un moncone perché ci serve per sostenere il germoglio che crescerà. Poi, appena sarà ben nificato, taglieremo la raffia e vedete dove ho il dito. Taglieremo qua in modo che la pianta andrà a chiudere. Ok, adesso fermo un attimo la fotocamera, se riesco la metto in un punto che riuscite a vedere, magari spero riusciate a vedere. Intanto la leggo, così tanto vi faccio capire, vedete il germoglio, così non so se riuscite a vedere. Serve solo per far crescere il germoglio, perché non si spezzi, perché ne abbiamo solo uno in questo caso, anche se abbiamo lasciato diverse gemme, ne è partito solo uno, quindi facciamo il nostro bel nodo, che non si spacchi, che è importante che si spacchi quel germoglio qua, siamo fregati. Dopo vi faccio vedere adesso nel dettaglio. Vedete? Queste forbici qua tagliano come ci vedono, d'accordo? Vedete? Questo serve solo per tenere il germoglio fermo, ok?
Adesso vi volevo far vedere una pianta innestata. Innestata sarà 4-5 anni fa, con a doppio spacco laterale, per farvi capire dopo come cresce. Così vi fate un'idea di come cresce la pianta dopo che è stata innestata con questa tecnica. Speriamo che le api non ci mangino, che siamo davanti. Allora, questa vedete è stata innestata a doppio spacco laterale, vedete? Qua era dove c'era il moncone, lo sta ancora chiudendo, vedete? Non è il massimo, ma pian piano la pianta lo sta andando a chiudere. E questo è l'innesto, vedete? Aveva due gemme, l'avevo tenuta una di scorta, vedete? E l'altra ho fatto il prolungamento, l'ho tenuta su, vedete? Adesso qua ha preso questa primavera gelato, ma vedete, sta ricacciando. E diciamo che è l'unico metodo che ho trovato che funziona per innestare i cachi. Ne ho innestate anche gemme con Lorenzo, ma ne abbiamo beccato uno su tanti, che poi è partito dopo 2 anni la gemma. Io vi consiglio di effettuare questa tipologia di innesto, via, sul cachi. E nient'altro, ci tenevo solo a farvi vedere un po' come effettuare la manutenzione sugli innesti, per chi innesta magari vede delle malizie che gli possono interessare, va bene? Tutto qui. Se avete domande, scrivete pure nei commenti o iscrivetevi al gruppo del nostro progetto, Biodiversità Condivisa, il nostro gruppo Telegram, e che se avete delle domande sono a vostra completa disposizione. Va bene? E grazie mille, vi saluto. Ciao e alla prossima. Ciao.